Ciao ragazzi e benvenuti a Controcorrente Running Studio. Oggi parliamo di una scarpa icona per quello che riguarda il trail running, che è la Oca Oneone Mafate Speed 3. Parliamo di una calzatura massimalista, come si può vedere già dalla linea, è quindi adatta per le lunghe distanze, ma con un peso contenuto di 303 grammi, con un differenziale, lo stacco tallone punta, di 4 mm. Questa calzatura che vediamo ai piedi di veramente tanti atleti, soprattutto che sono in gara per le ultradistanze, mi incuriosiva molto, quindi volevo provarla anch'io. Scarpa che mi sono acquistato, nel mio caso, da Ginetto Sport a Reggio Emilia, dove potete trovare la collezione intera di Oca Oneone. Parliamo un attimo delle tecnologie utilizzate prima di andarla a provare nel mio test. Partiamo dalla suola. Qui abbiamo una suola in Vibram Mega Grip con i tasselli integrati nell'eva. Questo permette di avere un'ottima riduzione del peso. Il Vibram Mega Grip è uno dei materiali che tiene di più, soprattutto anche sul bagnato. L'intersuola, abbiamo uno stacco, come dicevo in precedenza, di 29-33 mm, quindi siamo veramente alti da terra. E l'intersuola è composto da due componenti di eva differenti. E questo per dare sia stabilità, ma una buona ammortizzazione. Nella parte centrale troviamo anche, non so se si vede, ecco, una specie di supportino adatto a sostenere l'arco plantare. Qui andiamo un attimino nell'iperpronazione, scarpa neutra, però quando sono tanti chilometri che stiamo percorrendo il nostro piede cede un pochino di più verso l'interno e questo è sicuramente un aiuto. Abbiamo dei tagli per migliorare in questa zona, per migliorare la flessibilità della scarpa. E come vedete questa altezza non è quella reale, quella che voi percepite quando mettete il piede all'interno della scarpa, perché è un po' più basso il piede. Quindi questi particolari di Eva vengono sopra il livello del piede per dare una specie di conchiglia contenitiva per affrontare i terreni più tecnici. Abbiamo una tomaia molto interessante perché è composta innanzitutto, se non tutta, da una buona parte di materiali riciclati. Fascia bene il piede e nella parte centrale abbiamo, non so se si vede, forse mette a fuoco, ecco, questo tessuto che sembra quasi neoprene, che serve proprio a migliorare in modo particolare la larghezza e il volume del piede. Essendo molto elastico, permette un'ottima adattabilità. La linguetta è una costruzione a soffietto, quindi abbiamo praticamente una maglia che va a avvolgere una maglia interna per dare più comfort, ha dei fori per permettere una migliore traspirazione e un tessuto nella parte interna che serve ad avere a migliorare l'aderenza al collo del piede in modo tale da non farla spostare. I lacci sono schiacciati, quindi il classico laccetto scarpa da tra virgolette running. Abbiamo una soletta ortholite, quindi di elevata qualità, che ci permette di avere un ulteriore ammortizzamento nonché anche una buona resistenza allo schiacciamento. Bene, è giunta l'ora di farci qualche bel giro e di godersi questa super calzatura. Il grip di questa calzatura è elevato ed è adatto per affrontare tante tipologie di terreni, proprio tutti quelli che troveremo in una gara di lunghe distanze. Privilegia probabilmente il terreno tecnico, me la sono sentita molto bene sul terreno roccioso e sconnesso, ma un ottimo grip anche sulla ghiaina sottile, facile scivolata, e anche nel terreno morbido.
tipo fango. L'unica cosa è che ci sono delle fessure, delle scanalature per dare probabilmente flessibilità o per migliorare anche il distaccamento del mattone, che tendono a riempirsi. Qui rimane un pochino all'interno il fango, quando si va a pulire è un pochino difficile da togliere, però diciamo questa è una sottigliezza. L'intersuola si comporta molto bene perché ha un ottimo rapporto ammortizzazione e reattività. È una scarpa che ci si può permettere di andare sia piano che veloce. Permette comunque di avere un buon controllo anche sui terreni tecnici. Costeggiamo il torrente, qua il percorso è molto tecnico, devo dire che la scarpa si comporta bene, ma diciamo, bisogna lasciarlo un po' fare, non cercare di controllarla troppo perché aggiusta bene il tiro. Non bisogna pretendere di avere troppa sensibilità. Diciamo che come struttura, essendo molto alta da terra, c'è da stare un attimino attenti se non si è abituati al fatto del piede che diciamo si torce, si piega di lato quando si va ad affrontare si trova un masso particolarmente importante sotto il piede. È una scarpa che bisogna lasciarla lavorare un pochino da sola e non cercare di avere troppo il controllo del piede. Se però il piede dovesse partire in una torsione, il sistema che c'è sul collarino riesce comunque a riportare velocemente il piede in direzione orizzontale. Ma nei tratti stradali come si comportano? Diciamo che su strada non sono super flessibili, ma comunque ben ammortizzate, si sente anche la reattività del materiale. La tomaia è traspirante, si adatta molto bene al piede, anche quando si allunga il chilometraggio è molto confortevole. Ecco, diciamo che essendo una scarpa massimalista, la flessibilità un pochino tende a sparire, ovviamente stiamo parlando di una scarpa da uno stacco veramente importante. E da fare attenzione anche al differenziale di 4 mm, se si è abituati a portare delle calzature con un drop un pochino più elevato. Nonostante ci sia un'ottima protezione, diciamo che il differenziale basso su una calzatura del genere un pochino si sente, ma questo permette poi anche di avere una migliore mobilità del piede. In conclusione, è una scarpa veramente interessante perché si riesce a coprire tante tipologie di distanze e si è sicuri su tante tipologie di terreni. Può essere utilizzata tranquillamente da corridori dal peso medio-alto e anche da chi cammina, fa speed hiking o comunque cerca un prodotto leggero ma sicuro per affrontare anche sia viaggi o cammini con grossi dislivelli, anche un carico sulle spalle. Ovviamente calzatura massimalista, quindi non adatta a chi cerca qualcosa con un buon contatto con il terreno. Quindi ragazzi, vi lascio alla prossima recensione, vi lascio col borgo di Votigno, bellissimo posto da visitare. E ricordate di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se volete seguire altre tipologie di recensioni come questa.